Come superare la timidezza? In questo video voglio darti qualche dritta su questa tematica che spesso affligge professionisti nel non riuscire ad esporsi o superare il giudizio degli altri. Ciao, sono Silvia Gazzotti, psicologa del lavoro e mi occupo di empowerment e formazione per piccole attività e professionisti. Ho già creato altri video sul tema della timidezza e dell'insicurezza che ti invito a recuperare. In questo voglio darti qualche dritta aggiuntiva su come superarla. Premetto che se la timidezza che stai provando è molto forte, probabilmente ti serve l'aiuto di un professionista per capire come mai questo tema ti blocca così tanto. Che cos'è che ti fa così paura del giudizio degli altri? Perché appunto la timidezza è legata a quello che gli altri pensano di noi e quindi diventa una sorta di paura bloccante che ci impedisce di raggiungere i nostri obiettivi, di esporci, raccontarci o incontrare nuove persone. Per cui se è forte, fortissima, se ci hai già provato ma non funziona, fatti accompagnare da un professionista. Qui invece voglio proprio darti qualche dritta per potercela fare in autonomia. Prima di tutto, sperimenta. Se sei timido, il modo per smettere di essere timido è quello di fare delle prove e riuscirci. Ad esempio, se hai paura a parlare in pubblico, ovviamente non ti sto dicendo di prendere un microfono e cominciare a parlare su un palco, ma magari di sperimentare in un contesto protetto. Scegli una situazione, magari sociale, di volontariato, del tempo libero, dove hai la possibilità di dire, boh, se prendo la parola in questa occasione, sì, magari mi guardano male, però non succede niente di grave. E buttati, non aspettare di essere in un contesto difficile dove ovviamente ti comincerai a sudare, comincerai ad avere le palpitazioni e a bloccarti completamente. Te lo dico come ex timida, perché anch'io quando ero piccola facevo fatica a chiamare la pizzeria o a parlare in mezzo alle persone e ora invece sono qui che faccio video su YouTube. Ovviamente ogni persona è diversa, quindi non ti dico che il percorso debba essere uguale, però sperimentando, provando, tentando in situazioni dove magari ci sono poche persone, un piccolo gruppettino, pian piano prenderai confidenza con te stesso, supererai la paura del giudizio degli altri e ti potrai buttare in contesti sempre più grandi. Se la tua timidezza ad esempio è legata alle esporti sui social, quello che ti consiglio è di farlo gradualmente. Magari comincia facendo delle stories dove parli, dove si veda un pezzo di te, dove non c'è tutto quanto, per poi pian piano passare a far vedere anche la tua figura e quindi a far vedere il resto di te. Oppure usa le giornate mondiali, usa qualche scusa che ti possa permettere di fare qualcosa e quindi dice, ma lo sto facendo per la giornata mondiale, vi faccio questo video, ok? Non aspettare il momento perfetto per sperimentare, ma prova a trovare dei momenti facili. Magari fatti aiutare da qualcuno, da un amico, da un conoscente o da un tuo collega di lavoro, che magari ti può aiutare a fare qualche passaggio in più del tipo ti controllo, ti guardo, sono con te, faccio il tifo per te. O magari che può fare con te il primo video o il primo momento di esposizione, questa cosa magari ti aiuta nei momenti di imbarazzo a passare la palla all'altro e quindi a far sperimentare lui per primo. Un altro suggerimento che so che potrebbe sembrare un po' strano è quella di trovare un'attività o un lavoro che ti costringa un pochino. Potrebbe essere ad esempio che se sei molto timido proporti, lo so che sarà difficilissimo però ci si può riuscire, per fare ad esempio promoter per un giorno oppure per lavorare in un call center per una giornata, può essere una grandissima spinta per lasciare le zavorre della timidezza. L'essere costretto per lavoro, l'essere costretto per essere pagato a fare qualcosa che ti fa fatica, ovviamente non sto dicendo sempre di prendere il microfono, parlare in pubblico perché lì sarebbe un disastro, però un contesto protetto dove magari qualcuno ti affianca, dove le persone con cui devi parlare sono una, due, tre alla volta al massimo e quindi ti permette di dire vabbè al massimo è andata male, sono andato a lavorare in quel centro commerciale là in fondo, nessuno mi conosce, sono lontano da casa e vabbè almeno ci ho provato. Vedrai che se ti sperimenti in contesti anche un po' scomodi, pian piano vincerai e supererai la timidezza. A volte capitano delle occasioni fortunate dove qualcuno ti crea l'occasione e dici oh meno male che quella persona mi ha aiutato, così ho superato la timidezza, ma molto più spesso lo devi fare tu, molto più spesso sei tu la persona che deve prendere in mano queste cose e dire o mi faccio aiutare oppure mi metto di buon impegno, trovo la situazione, la creo per poter sperimentare questa cosa e pian piano superarla, perché molto spesso della timidezza non se ne può più, cioè è talmente, può diventare talmente inficiante che ci blocca nelle nostre quotidianità, nelle attività normali e invece è davvero importante riuscire a superare tutto questo
e dire vabbè, magari sono diventato rosso, magari ho sudato, magari sto facendo fatica, però sono riuscito a fare quello che volevo. Se questo tema ti interessa e vuoi altri approfondimenti, ti invito a scrivermi nei commenti quello che ti piacerebbe e a iscriverti al mio canale in modo da essere sempre aggiornato sui prossimi video. In bocca al lupo e a presto, ciao!